Questa volta l'associazione Maniga ha presentato la collezione di cappelli e pochette in raffia all'opera dei signori del laboratorio di Uncinetto, la creatività per il bene comune, che ancora una volta hanno creato con lo scopo di destinare il ricavato della vendita di quanto prodotto a fini benefici. Sì, è un laboratorio che continua a fare belle creazioni. È un laboratorio che vede non solo alcuni utenti di Salerno Solidale, ma anche altre signore che hanno aderito e che vogliono cimentarsi nelle arti manuali. E soprattutto un'occasione anche di intrattenimento, perché vivono queste giornate, l'appuntamento settimanale, come un momento di ritrovo per stare insieme. Questa sera presentiamo le creazioni estive, soprattutto per far mostrare dei cappelli, delle pochette che servono per la stagione balneare, dopodiché raccoglieremo un po' le prenotazioni per capire quante persone vogliono quindi acquistare queste piccole creazioni, e poi come sempre da questa vendita simbolica sarà destinata per un progetto che destineremo sempre per il bene comune. Un'occasione per stare insieme e per fare del bene per le signore del laboratorio, fiere del proprio lavoro. Di solito lavoro di sera a casa. Iniziamo lì al centro, abbiamo trovato un bel gruppo, abbiamo fatto veramente bei lavori, le signore sono soddisfatte e allo stesso tempo anche noi, per una giusta causa. È bello lavorare tutti insieme. Natale, insomma, bella soddisfazione, anche adesso, tante cause. Adesso ci prepariamo per la festa della mamma e quindi cerchiamo di completare questi lavoretti già iniziati. Cosa farete per la festa della mamma? Appunto, cappellini e pochette. Speriamo che hanno successo, così incrementiamo la produzione. Un'altra tappa questa del laboratorio La Creatività per il Bene Comune, che vede crescere sempre di più l'iniziativa. Sì, fa bene perché questo laboratorio sta crescendo, ci sono tante persone che partecipano, tante nuove che hanno deciso di partecipare al nostro laboratorio e che mano a mano stanno diventando sempre più brave. Questo a testimonianza del fatto che è un momento importante, un momento di socializzazione, un momento in cui le persone possono dedicarsi a se stesse e nello stesso tempo creare dei manufatti da dedicare agli altri, perché il ricavato poi che viene insomma da queste creazioni viene devoluto per un progetto a sostegno del bene comune. Quindi oggi è la giornata di presentazione dei nuovi progetti, che sono cappelli e pochette per il mare, e quindi una collezione estate che servirà a finanziare dei nuovi progetti per la nostra città.